Ciao ragazzi, benvenuti a Sequenza 9, un programma di Daniele Croce e col montaggio e le riprese di Michele Ruocco. Siamo a Sorrento quest'oggi e vogliamo parlare del caro benzina, caro prezzi, caro petrolio. Sta passando una simpatica signora che ci può parlare. Excuse me, where are you from? From Belgium. Belgium. Brussels. How much cost 1 liter of fuel? Gasoline. Benzina, gasoline. The green one, la verde. I think 1.5 about. The same. It's about same, the same. Yeah. It's very expensive. But diesel, yes, is a little bit cheaper in Belgium. Just a little bit. In Italy it's the same, è lo stesso prezzo. Well. Have a good time. Yeah, thank you. Insomma, in tutta Europa costa tanto. The fuel is very expensive everywhere. Where are you from? Sono tedesca. La signora è tedesca. Come funziona? In Germania il prezzo della benzina adesso aumenta? Adesso non lo so, sto da 2 mesi a Sorrento e non mi interessa, solo la bella la vita, solo la dolce vita. La dolce vita, senta un attimo perché è troppo bello questa. Sì. Lei ama l'Italia. Molto. Ne porta addirittura 2. Sì, sono regali. Uno è un regalo di un amico che mi ha portato in Germania. È in primissimo piano, sì, questa telecamera. Il secondo è un regalo dei miei insegnanti. Che bello, sono troppo sì, belli questi. È il terzo anno che sto qui a Sorrento per 4 mesi. A fare vacanza. Sì, frequento una scuola. A scuola? Ancora scuola voglia di studiare stranieri. Sì, ho cominciato a Sorrento e mi sono innamorata. Bene, quanti anni hai? Lo possiamo chiedere? Oh, no, non 40, parliamo. 40 anni? Sì, 45 40. Diciamo. 45 anni, ancora voglia di studiare italiano. No. Buona continuazione, ci vediamo. Ciao. L'Italia è il paese più bello del mondo. L'Italia è il paese più bello del mondo. Sì, sì, gli italiani hanno un buon rapporto fra di loro, si mangia bene, si vive bene, sì. Non sanno organizzare o non vogliono, non lo so. Questo non voglio, sono pigri gli italiani. Non pigri, no, ma non fanno questo. No. Ma preferisco vivere in Italia. Italia e non in Germania. Sì. Okay. Va bene, alla prossima. Voi non sapete com'è bello. Non ci rendiamo conto di quanto. Buttate via i vostri immondizie, non solo funziona il sistema, ma le cicche, le latine, la carta, tutto. E questo è peccato, è peccato. Il paradiso. Lei è stata a Napoli, nella provincia? Sì. Lì sì. È terribile la situazione. Puzza. Va bene, continuiamo il nostro giro di benzina. Lui ha comprato il giornale, ciao, come stai? Ciao, Danilo. Noi vogliamo intervistare lui che... Quanto stai? Stai ancora a zero? Giova. Devi pigiare. Giova. Forse devi inserire i soldi. No, già messo. Metti dentro di nuovo e poi estrai. Metti dentro. Estrai. Estrai la pistola. Spara. E spara. E pumpa, e pumpa, piano. Pompo, pompo. Quanti soldi hai inserito nel? 5 euro. 5 euro. Non facciamo il pieno in questo motorino? No. Neanche, una volta con 5 euro penso che veniva fuori la benzina. Una volta neanche tanto tempo fa, tu te lo ricordi? 3 euro sono aria e il resto benzina. È aria, no, sono soldi che vanno agli arabi. Sì, sì, e sì. E allo Stato. 3 euro di aria e 2 di benzina. 10 euro cassa sotto. 10 euro infatti, non è neanche riempito. Infatti ogni 20 minuti dobbiamo ripassare alla pompa. È incredibile questa cosa. Fra un po' dobbiamo fermarci perché costa troppo mettere la benzina nei nostri veicoli. Non è cosa più. E allora tutti a piedi, che dici? Meglio, però tu continui a camminare con motore. Fai come noi che stiamo facendo su e giù a piedi. Dove vai adesso? A fare un giro. Ecco, un giro così, a, come si direbbe a Roma, a cazzeggiare. Vabbè, vengo con te a cazzeggiare. Vai, accendi. Aspetta che vengo anch'io.
Costa molto mettere la benzina in quest'ape? Sì. Sì, è diventata cara anche per voi. Con 10 euro quanti chilometri riesci a fare? Non ho mai calcolato. Quanti? Non ha calcolato? No. Buon viaggio. Ha sempre il suo fascino guidare la classica ape Piaggio col manubrio di una Vespa. Excuse me, how much costs 1 liter of fuel in your country? Where are you from? From England. England. How much costs in England? It's just gone to £1.19, which is... £1 is €1.50. Yeah. Same in Italy. Yeah, that's right, yeah. Okay. Do you have a big car in your country? I have a Peugeot. Peugeot? 406. 406, it's a small car. No. 2 liter. Which Peugeot? 406. Ah, 406, 406. Yeah. Grazie, okay. Thank you, have a good time. Ho capito, Forrosis, un'altra cosa. E questa è una cosa veramente sconfortante e molto avvilente, perché poi parliamoci francamente, la benzina è un bene di primo impiego, come dobbiamo dire, non è un lusso, per cui uno è costretto a pigliare la macchina e incide sullo stipendio e sulla busta paga, quindi è veramente una cosa che è segno di un malessere non indifferente. Le posso chiedere che lavoro fa? Io sono informatore medico scientifico, sì. Ecco, perché ha una certa dimestichezza nello sviluppare gli argomenti. La ringrazio. Cosa io le dicessi, lei la svilupperà. Però è un problema, speriamo che si possa risolvere, però oggi è un problema grosso. Vabbè, risolve in che modo? Non utilizzando meno il motore? Ma non lo so, se interviene lo Stato e abbassa un po' i prezzi... È vero che lo Stato prende il 50% del Ma costo. Questo non lo so, certo lo Stato fa quello che vuole, però diciamo, speriamo che possa risolversi. Da dove viene lei? Io vengo abito in provincia di Napoli. Sei arrivato qui in macchina o in treno? Sono arrivato in macchina, siamo con la famiglia, mia moglie e tutti i cognati. Di Sorrento, il primo locale, il più antico dal 1945. Bagattelle, l'after dinner, il tuo matrimonio, la tua festa, addio al nubilato, addio al celibato, compleanno o laurea. Bagattelle, Bagattelle Dinners Club, karaoke, video music, disco bar, i migliori cocktail da tutto il mondo, a Piazza Tasso a Sorrento. Telefono 081 877 39 92. Sul web www.bagattelle.net.